cos'è che bisogna dire? 33 Trentini. Allora, 3, 2. 33 Trentini. Tutti i 33 entrarono trotterellando in Trento. Non è così. 33 Trentini entrarono in Trento, tutti e 33 trotterellando. Ok. 1, 2, 3, 4. 33 Trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. No, tipo saltati 30. Grappa Trentina. Grappa Trentina. Ma anche Mirto Sarda. Grappa Sarda, se c'è. Però è più facile trovare la Grappa Trentina, insomma, sì, visto che viviamo. Mirto Sardo non ce lo danno mai. Il Mirto Sardo si trova solo in un locale, è da lì che è nato il nome, di casa del Mirto. Perché amiamo il mare, ma in realtà è proprio perché viviamo tra i monti che... È quello a cui tendiamo, vogliamo la spiaggia e non la vediamo mai. E allora la cantiamo. Quando hai un qualcosa di bello davanti per troppo tempo, tu desideri qualcos'altro, inizi a disprezzare quello che nel nostro caso le montagne. Accidenti. Allora io vorrei rifare la colonna sonora di Angel Heart, Ascensore per l'Inferno, perché nell'ultima influenza sotto delirio mi era proprio tornato in mente. Io non lo so. Io vorrei fare la colonna sonora di Twin Peaks. Twin Peaks, ci sta. La dovete fare uguale perché era fighissimo. Twin Peaks, però tornando indietro nel tempo, sì. Quei tempi lì con la musica che facciamo adesso. Natalia Rimini per me. Estate a Rimini. Sì, estate a Rimini. Sì. Sì, senza tutti quegli ombrellini, però solo gli ombrellini dei cocktail. E magari con la spiaggia un po' più pulita. Esatto, e il mare più morbido. Ma tanto non ci andiamo in spiaggia. No, perché siamo mollicci. Esatto. Beh, noi viviamo in mezzo alla natura, quindi siamo quasi costretti a vederla, però per fortuna, noi... La nostra natura è animalesca. Siamo un pochino ambientalisti, ecco, e apprezziamo tutto quello che ci circonda. Mojito. Ce lo siamo chiesti prima. Esatto. Prima stavamo parlando, stiamo facendo un paio di remix per dei gruppi americani che usciranno poi su vinile americano. E stavamo appunto dicendo, visto che già qua in Italia ci prendono in giro per il nome, pensa all'estero come lo potrebbero pronunciare. Potrebbero dire forse Casa del Merdo. Casa del Morto. Casa del Morto. Casa del Merda. Casa del Merda. Casa del Merda. È un caso di merda. Casa del Merda. Che è un po' strano. È difficile dire. Già in italiano è difficile. Su qualche palco probabilmente al sud, sì. Che ci chiamano spesso a suonare. Qualche bel festival in Puglia. In Puglia, sì, ecco lì. Puglia sarebbe presto. Sicuramente lì. Ce l'hanno chiesto e ci vogliamo andare a tutti i costi. La nostra vacanza è sicuramente su un palco al sud. L'idea del bacio ci piace molto, è uno scambio d'affetto, è una cosa positiva, ci vuole. Gente che limona. Detto così è un po'. Ma non lo so. Voglio solo limonare. Esatto, è un po' Kruppers. In realtà no, il bacio. L'idea, il rapporto interpersonale interpretato tramite il bacio è sempre bello, come idea di pace tra l'uomo, la donna, l'uomo, la donna, l'essere se stessi e l'universo. No, io penso che se c'è un'immagine che rappresenta bene The Nature, è quella del bacio. È quello che vogliamo che la gente pensi quando ascolta la nostra musica. A limonare. A Mars, volersi bene. Sono tanti. Cosa del Mirto. Comunque gli esteri sono pazzeschi. Il tipo che ha scritto quella cosa ero io. No, scherzo. No, ce ne sono tanti di nomi brutti, poi dipende. Casa del Mirto ormai per noi è diventato orecchiabile, quindi non ha più quel significato letterale, ecco. Però se pensi a tutti i gruppi, cioè Green Day, Dente, ma tutti i gruppi, cani. No, non ce l'ho con lui, però cioè, i cani, io sono un cane, sono tutti i nomi, a Classic Maleducation, sono solo dei nomi, dai, non vogliono dire niente, sono un'interpretazione di se stesso. No, Casa del Mirto non è un'interpretazione di noi stessi. Un'interpretazione di noi stessi. Di gusto, insomma, non mi fa cagare, dai. Siamo d'accordo. Bordo pista? Io del bordo, voi non lo so. Io ero quello del banco. Non sono mai stato Jordan.
Sì, banco del bar, del bar e bordo pista ad analizzare i brani che sentivamo nelle discoteche o nei locali, così, a studiarli. A scaricarli con... Però comunque quando eravamo giovani, non è che siamo così vecchi, dai. Max è giovanissimo. Vabbè. Per me The Cure Live a Taormina. Ora io ripeto che sono. Non so, qualsiasi giorno degli anni 90 in cui avevo ancora il lettore CD e andavo a comprarmi il CD in qualche negozio. Io a 15 anni quando ho sentito per la prima volta musica, davvero mi ha cambiato. Gruppi tipo reggae, cose così, iniziare su dei momenti lì. Ma dai, facci quella veramente stronza, dai, improvvisa. Lui? No, io nego queste cose. Sì, me lo chiedo anch'io, come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Non hai visto me? Non abbiamo una conoscenza reciproca. Siamo visti solo a coppie, quindi non sappiamo poi il terzo. Ma secondo me, astrologicamente, Max. Perché è ascendente Scorpione. Lo Scorpione si sa che... Scorpione punge, dai, è abbastanza sottile. Però punge. Tipo il cavalletto di una bici, lungo ma stretto. Questo era un film, non mi ricordo quale. Ok.